Salve a tutti gente, sono Fer010 e benvenuti sul mio canale. Siamo su Dragon Ball Z Super Sonic Wargor, a continuare la modalità storia di questo bellissimo videogioco per Game Boy Advance. Adesso eravamo rimasti dove Goku sfortunatamente è rimasto indietro contro Freezer, possiamo dire, ed è sperduto nello spazio. Adesso nessuno dei nostri compagni sa dove potrebbe mai essere, ma... ops... qualcosa mi dice che lo rivedremo presto. Scena 1. Un ragazzo dal futuro. È trascorso un anno dallo scontro su Planet Namek. Goku però non è ancora tornato. Frieza è riuscito in qualche modo a sopravvivere allo scontro ed è arrivato sulla Terra. Frieza, che vuole annientare gli abitanti della Terra, si trova a fronteggiare un ragazzo armato di spada. Posso fare qualcosa per te, terrestre? Sono venuto per ucciderti. Ha inizio la battaglia tra Frieza e il misterioso Super Saiyan, davanti agli occhi sorpresi di Gohan, Piccolo e Vegeta. Benissimo ragazzi, il mio personaggio preferito... Trunks contro Frieza. E iniziamo benissimo. Cyber Frieza sembrerà molto più debole. Penoso. Aia, fallito. E adesso riproviamo. E abbiamo vinto. Scena 2, la comparsa degli androidi. Qualche anno dopo, proprio come era stato profetizzato da Trunks, venuto dal futuro, compare una nuova minaccia: gli androidi. Per fermare gli androidi pronti a distruggere la città e gli abitanti della Terra, ritorna Goku per sfidarli in uno scontro. Ok, tutti indietro. E me che vogliono? Goku, ti ruberò l'energia e la vita. Ok, adesso giochiamo nei panni del dottor Gero, detto anche C20 o Cyber 20. Boh, numero 20. Dai, spara o qualcosa. No, via. Ah, lol face. Ok, trafitto Goku. E siamo al 100%. Penso che l'ho mancato. Sì, l'ho mancato. L'unico modo per, diciamo, per recuperare più energia possibile. Ecco, c'è la macchina. Spara qualche sfera di energia o qualcosa, dai. Eccoci qua. Vai. E benissimo, e Goku è morto. Oh mio Dio, sto diventando malvagio. Probabile. Androide numero 18 contro Vegeta. Durante lo scontro Goku contrae un virus. Per salvarlo compare Vegeta sotto forma di Super Saiyan. Vedendo che le circostanze sono contro di lui, il dottor Gero si defila. Tuttavia, gli androidi numero 17 e 18 si ribellano al dottor Gero, lo rintracciano e lo uccidono. Conquistata la libertà, androide numero 18 ignora Vegeta e si mette in cerca di Goku per sconfiggerlo. Offeso nell'orgoglio, Vegeta dichiara guerra agli androidi.
Basta gingillarsi, idioti senza cervello. Oggi morirete. Stai esagerando? Va bene, combattiamo. Oh mio Dio, che voce da femmina schifosa ho fatto. Ah, iniziamo a divertirci. Questo è il bello di C18, è che posso spararli qualsiasi attacco senza che spreco... Ecco. Camuro, vieni qui. Fatti dare uno schiaffo. Aia. Dai, oh. Va bene. Non volevo farlo, ma userò la super tecnica. Ok, non ha funzionato niente. Vediamo un po' se Vegeta... No, 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 no! Ok. Se... L'ha schivato. Vabbè, faccio come uno scemo. Una mitragliatrice di... dai, lo devo colpire. Morte deprimente. Vegeta sbattuto contro... No, aspetta, com'era? Vabbè, niente. Promozione demoniaca. Di fronte alla forza schiacciante di numero 18, Vegeta viene facilmente battuto. Per sconfiggere gli androidi, gli eroi iniziano un intenso allenamento. Ma sulla Terra si affaccia la minaccia più pericolosa del futuro, Cell. Dopo la fusione con Dio, Piccolo diventa di nuovo un namekiano puro e si prepara ad affrontare Cell. Chi sei? E cosa fai qui? Inutile creatura, presto sarai assorbito e crescerai il mio potere assoluto. Ho ascoltato abbastanza. Ti soffocherò con le mie mani nude. Ok, Piccolo versus Cell. Cannone speciale. Ok. E ha alzato la guardia. Kamehameha, Kamehameha. Ecco. Preso in pieno. Mancato. Ah, questo non lo mancherà per niente. E si va a comandare. Ah, quanto adoro questa mossa. Con pure il pugno finale, madonna. Si va a comandare oggi. Il colpo perfetto di Cell. Riuscito a malapena a salvarsi dallo scontro con Piccolo, Cell assorbe androide numero 17 e si mette in cerca di androide numero 18. Krillin però si intromette tra loro, pronto a morire. Bravo Krillin. Vai via di qui, scappa finché puoi, numero 18! Non ha senso opporre resistenza. L'assorbimento di numero 18 è già stato determinato. Chi? Chi sta per essere assorbito da te? Schifoso ambulante... Vabbè, ho aggiunto la mia. Povero Krillin morirà per la seconda volta per primo.
Benissimo. E adesso Super Kamehameha. Per favore, vai a segno, vai a segno. Dopo questo, eccoci qua. Meglio non fare domande su quello che ha fatto Cell. Minuto, ecco questo. Aia. E ferma. Che donna difficile. E stai ferma e muori. Adesso con Krillin. Vabbò. Oh mio Dio, sto schivando Krillin con una maniera pazzesca. Madonna, più veloce dai. Oh, perfetto. Che strano, speravo che Krillin moriva per primo, ma vabbò. Ok. Che combo da Dio, signori. Che combo da Dio. Messaggio raggelante. Madonna. Assorbendo numero 18, Cell diventa finalmente perfetto. L'ultimo androide con il compito di combattere Vegeta e Trunks che si allenano nella camera del tempo. Madonna, stessa. Allora penso di essere perfetto. Lo ridurrò in brandelli. No. Ah vabbò, lasciamo stare. Sono stanco di avere un incubo come futuro. Cell, ti ucciderò. Sei qui per farmi riscaldare? Pensa quello che ti pare. Non supererai nemmeno il primo round. Oh, finalmente. Il personaggio più facile da usare è Vegeta a livello 2. Non so perché, i suoi attacchi sono, diciamo, potenti e devastanti. Aia. No, 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 il Kamehameha. Eccolo qua. Non ci credo. E basta, stai zitto. Bel modo per farsi comanda proprio. Dai, Final Flash. Schifo di Final Flash, però babbo. Oh, vai. Livello 3. Oh mio Dio, livello 3. No, 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 no. Me la sono giocata male. Vai, Trunks. Oh mio Dio. No, che cosa ho fatto? Oh, si affetta. Dai, andiamo. Oh. Dai, un altro colpo. E dai, No, si è spostato. No, in pieno. In pieno. Mio Dio, in pieno. Madonna. La sfida di Cell. Che detto? Vabbè. Vegeta sembra di aver sconfitto Cell, ma il malvagio deve ancora dare il meglio di sé. Cell risuscita. Oh mio Dio. Cell resuscita e sconfigge Vegeta. Cell resuscita e sconfigge Vegeta, quindi decreta l'inizio del Segema. A meno che Cell non venga sconfitto in combattimento, tutta l'umanità morirebbe. Avendo terminato l'allenamento nella Camera del Tempo, Goku e Gohan partecipano al Cell Game,
consapevoli che il destino del mondo è nelle loro mani. Benvenuti al Cell Game. Non perdiamo altro tempo. Sei pronto, Gohan? Sì. Oh yeah. Siamo pronti. Siamo carichi. Sconfiggiamolo. E vai col secondo Kamehameha. Il terzo. Il quarto viene da sé. Penso che lo andrà a prendere a pugno. Ok. Ok, abbiamo Cell che fa una specie di sfera. Ok, adesso vieni picchiato. Oh, un bel calcio assestato. Niente Kamehameha. Sai che faccio? No, ma perché? Ok. Vai, Gohan. E il trucco del teletrasporto. Naturalmente lo usa pure Cell. E lo schiva. Lo schiva di brutto. Oh mio Dio. Oh, è velocissimo. Non voglio sapere che cosa aveva in mente di fare. Oh, una bella Kamehameha in faccia. Lo so. Dammi un calcio adesso. Ecco. Dai. Vieni qui. Aspetta. Ora. Super combo. No, non ha funzionato. Dai, riproviamo. Sì, sì. Ok. Uno. Non ha funzionato per niente, ho capito. Oh, di solito funziona questa combo, aspetta. Schifo. Ma perché si difende? Ok. Ora. E stai fermo, dai. Comunque voglio spiegarvi la combo. La combo in verità è molto complicata da fare. Si deve avere almeno 100 di energia. Questa è una combo che ho inventata io. È difficile da spiegare. Vabbè, sono morto. In verità è un'abilità che ho inventato io, possiamo dire. Che sarebbe colpire Goku e se avvicinarsi, fare AB con Goku a livello 2, buttarlo dritto di giù, poi RAB, una specie di cannone, e poi la Kamehameha. Una volta sono riuscito e l'ho battuto in un colpo. Comunque, Cell viene finalmente sconfitto dall'onda Kamehameha di Goku e Gohan. Finalmente al termine del Cell Game la pace ritorna sul pianeta. Coloro che avevano perso la vita combattendo
combattendo con gli androidi, vengono resuscitati con le sfere del drago. I guerrieri tornano ancora una volta al loro tranquillo allenamento giornaliero. Continua. E signori e signori, questo era la saga di Dragon Ball. Aspetta, sono un po' stanco. Perciò vi dirò che questa era la saga degli androidi di Dragon Ball Z. Adesso vi aspetto per il prossimo video. Perciò, per non perdervelo, iscrivetevi al mio canale. E io non ci rimango male se mi lasciate un mi piace, eh? Perciò ci si vede, ragazzi.